Intanto l'idea ci è venuta perché abbiamo incontrato questa figura di Jacopo Lombardini nelle ore di storia locale qui al liceo. E abbiamo pensato che per una figura così importante e simbolica per la valle fosse giusto commissionare un'opera del genere. E per appunto commissionare questa pietra d'inciampo abbiamo dovuto inviare delle mail di richiesta sul sito ufficiale delle pietre d'inciampo, delle Stolperstein, come si dice in tedesco, e quindi abbiamo contattato direttamente l'artista che ha aggiunto il nome di Jacopo Lombardini alle sue fusioni. La pietra d'inciampo dedicata a Jacopo Lombardini è qui di fronte al Convitto Valdese perché è stata l'ultima residenza di Jacopo Lombardini. Lui era di Carrara, a un certo punto è costretto ad andarsene da Carrara dal fatto che lui era antifascista e che non poteva più vivere lì perché tutti sapevano che lo era e la sua attività era considerata pericolosa, quindi i fascisti lo attaccavano, lo perseguitavano in qualche modo. Lui scappa e dove viene? Viene a Torre Pellice. Viene a Torre Pellice perché sa che qui ci sono dei fratelli in fede, sa che ci sono delle persone che possono aiutarlo, ma che possono anche dargli in qualche modo un lavoro, perché lui aveva bisogno di lavorare per poter vivere. E trova una comunità di giovani a cui poter non solo parlare, ma con cui entrare in dialogo. E sono i ragazzi del Convitto, ragazzi non solo del Convitto, anche del paese, non solo della valle, in cui lui dialoga e che saranno poi i ragazzi, molti di loro, non tutti, ma molti di loro saranno i ragazzi che lui incontrerà nella sua altra vita, quella partigiana. E tutti sapevano che lui era antifascista, tutti sapevano che lui aveva un'attività di comunicatore antifascista, e quindi era un pericolo. E quindi Lombardini parte, va dove può dire la sua, dove può fare qualcosa per cambiare il mondo, che era un mondo che lui non condivideva. Lui va non armato, perché non crede nell'uso delle armi, sa che bisogna usare le armi però in quel momento, ma lui non lo vuole fare, non è il suo... non è nel suo modo di pensare usare le armi. Quindi perché però non lo è? Perché lui è pacifista sostanzialmente. Quindi la grande contraddizione, se vogliamo, di Lombardini è quella di essere un uomo che combatte essendo un pacifista. Però è una contraddizione apparente. In realtà la sua era una battaglia, una guerra vera e propria contro l'ingiustizia. Quel tipo di battaglie si combattono con le armi anche, ma anche con la cultura, con l'istruzione, con la didattica dal punto di vista di Lombardini. C'è questa grande offensiva delle truppe tedesche che cercano di liberare questa zona. È in Val Germanasca, sta cercando di arrivare in Val Pellice e viene catturato. Viene catturato lui, Artom e tanti altri. Siamo nel 44, nel marzo del 44. Lui viene catturato e capita quello che capita a tanti altri. Cioè viene prima portato in una caserma qui della valle, a Luserna, e interrogato. Con lui ci sono altri partigiani, alcuni muoiono, non sopportano le torture, lui si salva e viene trasferito, come capita a tanti altri politici, a Fossoli, in vista di Mauthausen, perché lì venivano radunati tutti i prigionieri politici. E dopo Fossoli passa per Bolzano, come capitava a chi arrivava dall'Italia, da Bolzano arriva Mauthausen. Mauthausen resiste e cerca di dare strumenti per resistere agli altri suoi compagni e quindi continua il suo lavoro di cappellania. Alla fine cede. Thank you.
aspettavo tanta gente, ma non tanta così. Tantissima gente che è venuta per sapere cosa aveva fatto e cosa pensava Lombardini, guardando al fascismo, guardando all'intolleranza, guardando a tutto quello che ha rappresentato quel momento storico, ma guardando anche dall'altra parte la parte positiva, cioè a come aveva reagito un uomo come Lombardini, cosa era riuscito a passare ai giovani che lui aveva intorno, a cui insegnava, come era andata avanti l'idea di Lombardini. E quindi quello che io mi porto a casa da una giornata come oggi è vedere che ha dato frutti il lavoro di Jacopo Lombardini.